Bene, questa mattina ci siamo incontrati con l'organizzazione dell'European Campaign to End the Siege on Gaza per valutare come organizzare questo importante appuntamento delle due. Ci siamo ritrovati, abbiamo lavorato tutta la mattinata con la delegazione dei parlamentari per capire come gestire al meglio le procedure che ci separano da qui all'arrivo del convoglio da Alessandria a Port Said. Questa notte la nave arriva a Alessandria. E lei la ha, inshallah, tu sai la safina e la Scandaria. E quindi per domattina siamo pronti alla partenza. Questa è una buona conferma. Sono con tutti voi, col cuore. E cerchiamo insieme di portare a termine questa meravigliosa missione umanitaria. Noi dall'Italia, dalla nostra ambasciata, abbiamo trovato quasi la meraviglia che ci fosse il lasciapassare degli egiziani. تقريبا متعاونين معنا يعني دخول من او يعني بدخولنا الى عبر معبر رفح perché avevano ricevuto una lettera لانهم وصلتهم رساله يعني ضغط che dopo la missione Galloway بعد رحله او قافله جورج جالوي avrebbero chiuso non facendo più passare gruppi e delegazioni fuori dall'ONU e dalla Croce Rossa. بعد هذه قافلة جلوي قرروا انه يعني يمنعوا اي قوافل اخرى تاتي الى غزة الا اذا كانت على طريق الامم المتحدة او منسق لها من قبل الهيئات الدولية. Erano un po' sorpresi per notizie non vere che avevano circolato. وكانوا يعني تفاجئوا بالخبر على اساس انه في اخبار اخرى كانت وصلتهم عن هذه القافلة. E noi quindi li avevamo attivati inutilmente per far rientrare pressioni egiziane che non c'erano state. Anche questo quindi è un elemento positivo. Oggi abbiamo avuto un incontro con tutti i partecipanti della Carovana della Speranza. Abbiamo spiegato che questa notte arriverà la nave ad Alessandria, domattina dovrebbe essere già fatto il trasloco sui mezzi che devono arrivare con un'altra nave qui a Port Said e quindi essere pronti verso la metà giornata per la partenza. Disbrigate tutte le cose, puntiamo di arrivare in serata a Rafah. È una buonissima notizia perché si erano diffuse voci molto preoccupate di blocchi, di divieti, di ostacoli. Ieri sera la discussione si era animata anche sull'ipotesi che le autorità egiziane chiedessero una drastica riduzione della delegazione. In giornata noi voteremo una posizione da parte di tutta la delegazione, penso che passerà come prevedibile l'idea che tutti dobbiamo entrare a Gaza. D'altronde chi ha raccolto fondi, chi ha messo a disposizione mezzi, chi viene a rappresentare donazione di medicinali, di attrezzature, abbiamo anche i computer per essere utilizzati dai ciechi, è veramente una carovana molto importante e molto attrezzata, con le lettighe, la Croce Rossa, un mezzo di vigili del fuoco, molto materiale sanitario ed è quindi interesse di tutti noi che partecipiamo che questi mezzi entrino a Gaza. Ci sono tutte le condizioni perché la missione si risolva positivamente.
avremo in serata un meeting, avendo eletto dei responsabili dei gruppi. Abbiamo fatto un piccolo esercizio di democrazia partecipata, poiché l'assemblea aveva qualche limite, e quindi avremo 10 gruppi, ogni gruppo ha già eletto un proprio leader, ci incontriamo alle 6 nel nostro appartamento, tutti i leader quindi avranno gli input, lavoreremo per avere tutto organizzato e prepararci a tutte le evenienze. How many have you? What color?